Ciao Moniz, benvenuti in questo nuovissimo video. Buon lunedì anche e buona festa della donna a tutte le donne. Oggi faccio un trucco, quindi mi truccherò da 0 a 100, quindi sarà un video così di trucco. E perché farò un video così? Perché vedete, ho la faccia stanca perché ho visto Sanremo, ma questo l'avete scoperto già da ieri, cosa ne penso? Quindi direi di iniziare, non perderci in chiacchiere. Volevo fare un trucco con toni caldi, ma non lo farò perché voglio fare un trucco che proprio mi dà energia positiva. E poi, essendo che già ho fatto, già vedrete sulla pagina delle BA un trucco con colori un po' più caldi, non mi sembra il caso. E ho fatto un trucco per appunto la festa della donna perché abbiamo pensato di fare qualcosa per la festa della donna, ovvero fare dei make up ispirati. Io ho fatto un trucco ispirato alla mimosa, che appunto è il fiore tipico di quella festa, e ho detto: beh, mi faccio qualcosa con il verde e il giallo. È uscita una cosa molto molto carina. Useremo la giacchiaina, mettere pinker proprio nella piega. E lo sfumo bene bene. Se non lo so cosa porteranno, sarà tutto a sorpresa. Se volete perdervi il trucco, vi consiglio di iscrivermi. Invece ora voglio mettere Wig Big, questo colore violino, su tutta la palpebra, con questo pennello che è leggermente piatto. Comunque, cosa farete voi per la festa della donna? Io parlo per chi è ancora in zona gialla, Sardegna e zona bianca addirittura. Ora metto come colore sopra questo col dito o con un pennello bagnato, penso con un pennello bagnato, metto appunto Shockington, questo qui. Allora, io l'anno scorso, prima si parlava del Covid. Ero uscita con una mia amica e siamo andate a farci una passeggiata insieme. A parte nel mio paese i casi sono più di una cinquantina e non mi sembra il caso proprio di festeggiare. Se eravamo zona gialla, sarei scesa comunque con le amiche e farci un aperitivo insieme, giusto per passare un po' di tempo. Quindi sono soddisfatta, mi piace. Faccio una bella linea di liner e passo alla base. Io metto un fototinta un po' più secco, metto questo primer qui che è l'hangover. Comunque Moonies, situazione viso, devo dire la verità, non male. E anche l'eyeliner non mi sento tanto male. Io di solito sono ancora un po' più ciampetta a farlo, però se mi concentro qualcosa di decente esce. Moonies, metto il fondotinta di NYX, questo qua che è Stop One Stop, che veramente mi sta piacendo con questo primer, forse con quello opaco o meno, perché questo qua è idratante, non rende ancora molto bello, non mi dispiace. Questa è la colorazione Light Porcelain, è adatta a me. Sembra chiaro, ma non lo è, perché proprio è quello del mio collo. Io sono sul collo e comunque sono molto chiara. Vedete, non è proprio chiaro, mi piace. Un'altra volta invece la festeggiai con il mio ex, con uno dei miei ex. E mi regalò la mimosa. Non lo so se mio padre ce la porterà, perché mio padre ogni anno, però vedete quanto è coperta, la porta sempre. Mi sono messo il mio solito correttore e lo andiamo a sfumare sempre con la blender. Comunque volevo dire che ho fatto anche un ordine e mi dovrà arrivare in questi giorni, sperando bene che non lo becca mamma, perché se no si arrabbia dicendo che spendo solo soldi. Prima metto la loose powder di Astra e faccio un po' di baking e vado a fissare le zone dove tendo a lucidarmi di più, come il naso, la fronte. Io abbondo sempre su queste zone perché mi lucido. Con un pennello più grande spolvero. Comunque Moonies, questo video lo vedete appunto lunedì, ma io lunedì sto anche imparando la canzone che voglio cantare, che sarà quella di Random. Cercherò di fare del mio meglio, anche se a volte non saranno proprio i miei generi. Infatti questo penso che già lo dirò nel video diciamo precedente, cioè quello di domenica. Sì, non sono i miei generi, però io li voglio cantare perché è stata una sfida.
volevo mettere il contour in crema, mi sono dimenticata. Vabbè, non fa niente, faccio veramente un po' di sculpting col bronzer. Uso sempre questo di Astra. Utilizzare questo qui di Astra, lo 04. Sì, mi si è rotto, l'ho anche ricompattato. Sei. Faccio un po' di spruzzini. Piccolo hack, tamburello con la spugnetta per non rimanere, diciamo, le goccioline sul viso. Illuminante, metto la Glow Garden, questa qui di Sakura. Vedi le parole magiche. Metto con un pennellino un po' più così. Dai, questo qui un po' più angolato. Metto questo colore qui, quest'oro che sta al centro. E lo metto qua. Anche un po' sul naso e sull'arco di Cupido. Come rimanere super luminosa. Ah. Ok, dopo aver messo anche le cigliozza finte, metto il colore luminoso che è questo qui, che si chiama Trust Issues. E lo metto proprio nell'angolino interno. Prima di mettere ciglia finta, ho messo anche il mascara e il colore viola che è avanzato dal pennello sotto, quello opaco, sotto occhi. Ora metto, non so, una matita nera. Sì, metto una matita nera e poi la sfumo. E la metto sempre questa qua di Astra, che si chiama Deep Black Eyeliner più Casual, e la metto proprio nell'angolo interno e poi la sfumo. Se vedete un po' l'occhio languido perché mi vogliono lacrimare, metto il prodotto labbra. Visto che non lo metto da un po', metto questo qua lip cushion di Catrice. Allora tolgo lunetta nei capelli, c'è la fascettina, aggiusto un po' e torno da voi per le cose, per i saluti e vedervi, farvi vedere il trucco mio a luce naturale. Eccoci qua a Muniso, spero che vi abbia fatto un po' compagnia, che il lucco vi piace. A me piace molto. Bene, quindi iscrivetevi a can questo canale e a tutti gli altri miei canali e soprattutto mettete un like di supporto. Io vi aspetto mercoledì con la prima canzone di Sanremo. Vi do un grosso bacio e al prossimo video. Ciao, Monis!